6 trattamenti naturali per curare il fegato grasso. Il fegato grasso, o steatosi epatica, è un disturbo molto comune al giorno d'oggi, prodotto di una dieta ricca di grassi ed uno stile di vita sedentario. Si stima che ne soffra un adulto su 5, ma la maggior parte delle persone affette non ne è consapevole a causa dell'assenza di sintomi specifici. Per fortuna in molti casi non si presenta in forma grave e il suo impatto è quasi sempre reversibile mediante l'adozione di alcune sane abitudini. Cos'è il fegato grasso? Si tratta di un problema che si produce quando il grasso rappresenta tra un 5 ed un 10 del peso totale del fegato. Gran parte delle diagnosi di fegato grasso riguarda soggetti affetti da diabete o di età media di 45-50 anni. A seconda della causa, il fegato grasso viene classificato in due tipi e da essi dipende il trattamento. Fegato grasso da alcol. È causato da un eccessivo consumo di alcol, che danneggia il fegato rendendolo incapace di scomporre i grassi, i quali si accumulano in esso. La buona notizia è che è reversibile in un periodo massimo di 6 settimane, ma solo se la persona abbandona per sempre l'abitudine di bere alcol, in caso contrario, il disturbo può avanzare fino a trasformarsi in cirrosi. Fegato grasso non alcolico. In questo caso la causa principale è l'obesità, condizione che si sviluppa in seguito ad una cattiva alimentazione e all'assenza di attività fisica. Allo stesso modo, può avere origine dal diabete di tipo 2, da un alto livello di colesterolo e trigliceridi e dalla sindrome metabolica. Si può combattere il fegato grasso in modo naturale? I trattamenti medicinali alternativi rappresentano un'ottima opzione quando si vuole curare questa affezione e prevenire le malattie croniche. In questa occasione condividiamo con voi alcuni rimedi 100 naturali che possono aiutare a combattere questa condizione ed impedirne lo sviluppo, il quale potrebbe sfociare in conseguenze nefaste. Carciofo. Questo vegetale è povero di calorie e presenta un'azione diuretica che favorisce l'eliminazione dei liquidi trattenuti, in modo da migliorare il funzionamento dell'organismo in generale. Tiene sotto controllo i livelli di colesterolo alto e di zucchero nel sangue, elemento che rappresenta uno dei suoi principali benefici nella lotta contro il fegato grasso, poiché aiuta a ridurre l'assorbimento dei grassi. Il modo migliore di assumere il carciofo è sotto forma di infuso oppure in preparazioni leggere come al forno o cotto al vapore. Si consiglia di mangiarlo almeno due volte alla settimana. Pompelmo. Questo popolare agrume non solo è ottimo per perdere peso e prevenire il diabete, ma riduce anche la steatosi epatica. Un composto presente nel pompelmo, conosciuto come naringenina, potrebbe essere il responsabile di una maggiore ossidazione dei componenti grassi. Una spremuta di pompelmo 100 naturale è il modo migliore per godere di tutte le proprietà di questo alimento. Ravanelli. Poveri di calorie, i ravanelli presentano un'azione antinfiammatoria e depurativa che contribuisce a migliorare lo stato del fegato grasso. Il suo consumo frequente aiuta a ridurre il grasso corporeo ed impedisce che esso continui ad accumularsi in questo importante organo. I ravanelli si possono mangiare crudi in insalate e frullati. Barbabietola. Questo ortaggio presenta una potente azione depurativa che facilita l'eliminazione del grasso e di altre sostanze di scarto che si accumulano quando il fegato non lavora in condizioni ottimali.
Mangiare la barbabietola cruda in frullati o succhi naturali è la migliore alternativa per godere al massimo delle sue proprietà, tuttavia, può essere anche bollita con un po' d'acqua e prepararvi insalate o altre ricette. L'infuso di dente di leone si è guadagnato uno dei primi posti nel catalogo dei rimedi naturali per depurare l'organismo e migliorare il funzionamento epatico. Le sue proprietà nutrizionali aiutano a depurare il fegato ed eliminare le sostanze di scarto, inoltre accelerano il metabolismo in modo da bruciare più grassi. Un infuso di dente di leone 3 volte al giorno è sufficiente per ottenere questo beneficio. Il cardo mariano è una delle piante più popolari nel trattamento della steatosi epatica. Il suo estratto contiene un composto noto come silimarina, attivo medicinale che protegge il fegato dai radicali liberi. In erboristeria vendono questo prodotto in capsule o in estratti naturali. Qualsiasi sia la vostra scelta, assicuratevi che presenti almeno un 80% di silimarina.